Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Minecraft Story Mode per un nuovissimo episodio. Ok ragazzi, nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati qua con Jesse che praticamente stava indossando l'armatura degli Enderman e stava cercando la Formidi Bomb che ci servirà per distruggere il Witherstorm. Adesso ragazzi direi di procedere nella nostra avventura, vediamo che cosa succederà oggi. Ok, Jesse, procedi. Attenzione che là in fondo c'è un Enderman con un blocco. Andiamo a vedere se può esserci utile. Ok. Perfetto, ci sta fissando. Ok, eccolo lì il blocco. Prendilo, Jesse. Dai. Dai, non aver paura. Tira, Jesse. Tira, tira, piano, piano, piano. Bravissimo, fantastico. Ok, attenzione che l'Enderman si è un attimo agitato perché non ha più il blocco in mano. Va bene, sbrighiamoci perché potrebbe succedere qualunque cosa qua in mezzo. Attenzione che c'è una griglia qua in fondo. Vediamo. Sembrerebbe una crafting table tipo. Ok, fatemi vedere un attimo le istruzioni. Sì, è tipo una crafting table. Ok, vediamo cosa dobbiamo fare. Probabilmente dobbiamo seguire lo schema. Ok. Un blocco è andato, ne mancano 5. Perfetto, dobbiamo seguire lo schema che vedete lì nelle istruzioni, eh. Quindi ce ne servono altri. Depositiamo il secondo, magari qua in mezzo. E il terzo, no scusate, ho sbagliato. Depositiamo il secondo, fatemi capire un attimo, qua. No, ma secondo me non è corretto. Boh, proviamo, mettilo qua. E il terzo mettilo qua. Però non succede nulla. No. Secondo me c'è qualcosa di sbagliato. Infatti diamo un attimo un'altra occhiata. Non è che magari questi qua devono andare esterni. Probabilmente vanno esterni, ragazzi. Probabilmente vanno esterni. Quindi mettiamone uno qua. Il secondo lo spostiamo. E prendiamo anche il terzo. E ne mettiamo uno qua e uno qua. Quindi ne mancherebbero ancora 4 se non sbaglio. No, 3. Ok ragazzi, niente, secondo me mancano dei blocchi. Quindi torniamo un attimo dentro per recuperare gli altri. Qui non c'è niente in giro. Ci sono solo gli Enderman un po' agitati. Torniamo un attimo dentro. Perfetto. Ciao Olivia. No, non ho ancora craftato. Mi sto avvicinando, eh. Ok. Ce n'è uno qua. Eccolo qua, ragazzi. Ne abbiamo trovato uno. Prendo anche questo. Ok, diamo un'occhiata in giro perché sicuramente ce ne saranno altri. Questa cassa qui si può toccare? No. C'è Olivia che sta rovistando. Il quadro è una mela dorata. Ce n'è uno qua, ce n'è uno qua. Prendiamo anche questo, se si può prendere. Aspettate, magari dobbiamo andare dall'altra parte. Sì, infatti, eccolo di qua. Grande Jesse. E sono due. Facciamo che andare a depositarli. Ok, riproviamo. Perfetto, allora torniamo dove c'è questa specie di crafting table e vediamo se abbiamo tutti i blocchi. Anche se secondo me ne manca ancora uno. Ok, avevamo lasciato lo schema così, allora dobbiamo smontarlo. Prendi tutti i blocchi, Jesse. Perfetto, allora ne depositiamo uno qua. Uno qua. Uno qua. Uno qua. Uno qua. E ne manca ancora uno. Ok, devo trovare un altro blocco.
chissà dove caspita è, ragazzi. Allora, torniamo di nuovo dentro. Appena lo trovo ve lo mostro. Ok, signori, l'ho trovato. Eccolo qua. Ok, sembrerebbe essere l'ultimo blocco in zona. Perfetto, allora lo riportiamo là. Quindi si trovava proprio vicino all'entrata. Ok, siamo quasi arrivati. Eccoci qua. Depositiamo anche l'ultimo blocco e vediamo che cosa succede. Perfetto. Missione compiuta, signori. Non c'è niente da vedere, ragazzi. Allontanatevi. Ok, non si stanno allontanando. Scusatemi. Ok. Mi hanno steso, signori. Che caspita, ma è un Enderman? I don't think it'll bruise your face. Ok, ciao Reuben. Ammazza che armatura. Ecco qua Soren. Dovresti essere Soren. Lo sono. Non so se sono Soren qualche volta. Preferisco essere qualunque altra cosa piuttosto che Soren qualche volta. Mi devi aiutare. L'ho appena fatto. Mi hai colpito forte in faccia. Dovevo salvarti. Avevi, diciamo, messo in agitazione gli Enderman. Ok, non va per niente bene. Siamo in pericolo. Che altro c'è di nuovo? Qualunque sia il tuo problema, è già successo ed è già stato risolto. Mi sono rifugiato qui per evitare questo tipo di problemi. Non so neanche più com'è là fuori. Ho bisogno di te come eroe. Lo vedo. Che cosa pensi che un eroe farebbe in una situazione come questa? Un eroe mi fornirebbe la Formidibomb. Tanto gli Enderman ci fissano. Sono tipo degli stalker. C'è un Witherstorm e ci sta mangiando l'intero mondo. Lo vedo. Ma non hai bisogno di me. Hai bisogno della mia roba. Ho scoperto che quando le persone hanno ciò che vogliono, diciamo, ti abbandonano. Chi è che ti ha, diciamo, tradito? Tutti loro. È per questo che io preferisco gli Enderman. Tu sei un estraneo. E ciò che stai chiedendo è troppo pericoloso. Ho un maiale. E ci speravo. È tipo un pranzo portatile? Ne avevo di amici. Ok, Gabriel mi ha chiesto di riassemblare l'ordine della pietra. L'ordine della pietra? E vuole me? Gabriel è il tuo amico. Non lo so. Ha parlato di me? Sì. Che cosa ti ha detto? Specificatamente. Fammi un esempio. Non ne ho nessuno di specifico, ma ha detto buone cose di te. Sei un mio amico tu, invece? Certo. È la miglior cosa che abbia mai sentito in questi ultimi anni. È anche l'unica che ho sentito. Non ti preoccupare, ti aiuterò. Perché è ciò che fanno gli amici. Prima di andarcene, darò un regalo ai miei vecchi amici. Una canzone. Ok, ragazzi, si metterà a cantare. Harry may seem scary, but he's a swell guy. Sally dilly dallies. Ok, sta cantando, è abbastanza imbarazzante come cosa. Che cosa sta succedendo? È diventato un musical sto gioco. Attenzione, è arrivato Lucas. Sei per caso tu? Soren. Fantastico. Piacere di conoscerti, Soren. Petra ormai non ce la fa più. Sembri veramente messa male. Oh, attenzione, c'è un Enderman, signori. C'è un Enderman, ce ne ho due, tre. Oh oh. Mi sa che la sua canzone li ha agitati ancora di più.
bit odd. Che cosa sta succedendo? Sì, sono belli incacchiati. Li hai fatti arrabbiare. Hai alterato il loro comportamento. Ok, andiamocene. Ragazzi, sto cercando di tradurvi tutto quello che posso. Ok, eccoci qua. Oddio, ragazzi, è pieno di Enderman. È pieno di Enderman. Non mi aspettavo così tanti ospiti. Come possiamo uscire da qui? Dobbiamo creare un piano. Rompiamo la fontana. Gli Enderman odiano l'acqua. Se riusciamo a, diciamo, far esplodere la fontana, hai ancora la tuta degli Enderman. Mettiti quella e avvicinati alla fontana per farla esplodere. Ok, speravo di non doverlo fare di nuovo. Va bene. Buona fortuna, fratello. Ti guardiamo da qui. Così siamo anche al sicuro. Che bello. Vai, Jesse, ce la puoi fare. Vai, vai. Gli Enderman però sospettano qualcosa, eh? Oh, oh. Oh, oh, ok, non si è accorto di noi. Per un pelo. Cerca di non morire. Che belle frasi incoraggianti. Ok, ci siamo quasi. Vai, Jesse. Dai, che cosa stai aspettando? Ok, il piano ha funzionato. Perfetto, si stanno allontanando. Dai, ragazzi, venite qui, è libero. Ok. Caspita, ce ne sono altri di qui. Oh no. È pieno di Enderman. Moriremo. Grande Reuben, che ha steso Axel. Non moriremo perché andrò a distruggere anche l'altra fontana. Ok, mi stanno fissando. Secondo me sospettano di nuovo qualcosa. Vai, Jesse, vai. Vai! Attenzione. Ok, non diciamo nulla. Stai zitto, Jesse, stai zitto. Ok, si è allontanato. Fontana numero 2. Preparati a esplodere. Perfetto. Grande, Jesse, grande. Ok, everybody, let's go. Ok, andiamo. Grande Axel, che scappa come una femminuccia. Ma va bene così. What's the hold up? Ok, vediamo com'è la situazione qua fuori. Oh, oh, oh. How are we supposed to get through this? È pieno di Enderman, sono ovunque. I mean physically and psychologically. Ok, sono ovunque fisicamente e psicologicamente. I'm wearing the Enderman suit, so I'll Vado per primo visto che indosso la tuta degli Enderman. Attaccatevi a me. Ok, piano. Piano, 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 piano. Vai, Jesse. Ok, sembrerebbe funzionare questo piano. Sembrerebbe funzionare. Dai, che ci siamo quasi. Però sospettano, sospettano. Maybe we should, turn around. Magari dovremmo passare di lato. Attenzione, ci è apparso proprio davanti. Mi sta guardando dritto in faccia. Mazza, ragazzi. No, secondo me ha capito. Ecco, infatti ha capito. Veloci, nell'acqua. Grande Axel.
Perfetto. Quando ho costruito questo posto mi ero preoccupato che si potesse infiammare, così ho installato una pompa a pressione sopra quella fontana. Quindi c'è altra acqua, molta di più. Se l'attiviamo potremmo disperdere gli Enderman e nuotare in sicurezza. Come possiamo raggiungere i controlli da qui? Ok, il pulsante è proprio là in cima. Vai Jesse. Veloce, 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 veloce. Ok. Ok, là è la nostra via di fuga. Aziona la leva. Perfetto, vediamo che cosa succede. Non so quanta acqua potrà buttare fuori questa fontana. Sta funzionando. Ben fatto, Jesse. Ok, adesso dobbiamo nuotare verso l'uscita. Sbrigati, Jesse. Vai, 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 vai. Veloce, veloce, veloce. Ok, andiamo sott'acqua. Veloci come il vento, veloci come il vento. Vai, Jesse. Dai che ce la possiamo fare. Dai che ce la possiamo fare. Ok. Attenzione che c'è... c'è Petra che mi sa che non ce la può fare. Dobbiamo aiutarla. Vai, Jesse. Ok, grande. Nuota, 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 nuota. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta, mi sa. Sì, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Ottimo lavoro. Ok. Abbiamo chiuso anche la porticina. Ok, siamo tornati dall'Enderworld. Perfetto, eccoci qua. Ce l'abbiamo fatta. Farcela è relativo. Il problema è che adesso, ragazzi, dobbiamo affrontare i mostri che ci sono qua. Oh, ma dai. Ok, affrontiamoli e proviamo a sconfiggerli. Grande, Jesse. Sei un vero guerriero. Attenzione, ci sono gli scheletri con gli archi. Ok, cerchiamo di recuperare questa formidibomb e scappare. C'è solo un piccolo problema, proprio piccolissimo, minuscolo. Non l'ho ancora costruita. E questo sarebbe un piccolo problema? Ok, attenzione. Ok, abbassa quella leva, vai avanti e abbassa quella leva. Jesse? Dai, Jesse. Ok, tenetevi forte. Perché ci faranno esplodere tutto quanto. Ok, guardate i golem, che macello che stanno facendo. Boom. Vai. E Michael Jordan schiaccia canestro, signori, con un ragno. Addio scheletro. È abbastanza figo come cosa. Ti avevo detto che sarebbe stato figo. Perfetto. Hanno ucciso tutti i mostri. Avete sentito, ragazzi? Sentito cosa? C'era ancora un ragno. Oh, la roba qua mi sta dicendo prendimi, prendimi. No, in realtà sta dicendo prendine più di Axel, perché Olivia è molto più interessante, più brava. Meglio di Axel, insomma. Prendete poca roba, ragazzi. Solo il necessario. Ok, la roba per creare la Super TNT è là sopra. E come salirai fino là? Oh, i miei metodi. Ah, ho utilizzato i golem, perfetto. Ok, sentitevi liberi di prendere ciò che volete. Ok, prendete abbastanza polvere da sparo per creare la formidibomb. Allora, cerchiamo in queste casse, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Perfetto, grande Jesse. Ok, un po' ne abbiamo trovata di polvere da sparo. Andiamo a parlare un attimo magari con Axel. Sei in paradiso o cosa? Onestamente,
All'inizio pensavo di poter prendere qualunque cosa, ma tutto questo potere mi ha sopraffatto e ora non sono capace di prendere nulla. Tieni duro, Axel. Ok, quindi Axel sta cercando, gli piacerebbe, diciamo, prendere un po' di tutto, però non ha abbastanza spazio. State tutti e due bene? Sta peggiorando. Parte di me spera che la bomba possa distruggere il Witherstorm e quindi la malattia di pedra vada via. Sì, dai, che ce la possiamo fare. Incrociamo le dita? Sì. Anche quelle dei piedi. Ok. Attenzione che qui c'è una leva. No, ma premiamola dopo, va. Prima guardiamo cosa c'è in questa cassa, perché non vorrei magari far partire una scena filmata. Altra polvere da sparo, ottimo. Perfetto. Ok, c'è qualcos'altro qua? Mi pare di no. Mi pare di no. No, abbiamo preso tutto. Parliamo magari un attimo con Reuben. Hai visto qualcosa che vuoi, Reuben? Se qualcuno degli altri prende della roba, non vuol dire che debba prenderla anche tu. Ok, abbiamo aperto, attenzione, una porta. Ci sono dei carrelli anche. Ci sono dei carrelli. Perfetto, quindi possiamo uscire dal tempio di Soren con questi. Ok. Bello. Olivia ha trovato una canna da pesca. Ok, penso che abbiamo abbastanza polvere da sparo. Bello sentirlo. Ok, scusami se non è tutto così ben organizzato. Ok, questa è la mia Super TNT. Aspetta. Io pensavo che la Super TNT fosse la Formidibomb. Certo che no. Sono due parole completamente diverse. Ok, costruiamo la Formidibomb. Sì, ma costruiamola lontano da qui. Com'è che dobbiamo costruirla questa Formidibomb? Dobbiamo solamente combinare polvere da sparo e questa bomba? Sì, Super TNT nel mezzo e la polvere da sparo tutta attorno. No, però, no, aspetta. Gli ingredienti sono altamente instabili. Mettendoli assieme potrebbero esplodere. Beh, però almeno abbiamo già tutti gli ingredienti per costruirla. E adesso che abbiamo gli ingredienti, dovremmo... Ok, non mi ricordo che cosa dobbiamo fare. Ho bisogno di un piccolo aiuto. Dobbiamo trovare Elegard e Magnus. Dovrebbero essere vicini. Attenzione, un altro Enderman. Avevo paura di questo. Con l'Enderworld sott'acqua, gli Enderman andranno da altre parti per sfuggire al, diciamo, il diluvio. Ok, salite sui minecart. Ho aspettato anni per dirlo a delle persone. Ok ragazzi, si sale sui minecart, pronti a fuggire dal tempio di Soren, perché ci sono gli Enderman che ci stanno praticamente inseguendo, dato che l'Enderworld è sott'acqua. Direi che possiamo concludere questo episodio qua. Ragazzi, è successo di tutto, siamo fuggiti dall'Enderworld. Non so che cosa potrà succedere nei prossimi episodi, speriamo che il piano funzioni. Ragazzi, come sempre, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Minecraft Story Mode. Alla prossima, ragazzi!